Finalmente è arrivato il momento in cui in questo format ci arriva la vera scena brutta del vero film più brutto in assoluto. Benvenuti nella casa del rock. Dell'horror, del rock. A casa del rock! Benvenuti nella casa dell'orrido, benvenuti a Scene Brutte! Brutte! Come al solito oggi guarderemo le scene brutte che voi ci avete mandato. Se avete scene di film che vi hanno fatto cacare nella vostra vita, mandatele a slimdogsformat@gmail.com con l'oggetto scene brutte. E vabbè, andiamo direttamente alla prima scena. Questa scena ce la manda Roberto Chiodi. Bellissimo cognome, solido. Esatto. Il film è, non me lo ricordo, Miami Magma. Questo film è su Prime Video. Ma che in caso voleste vederlo tutto. Sai cosa avevo letto io da lontano? Miami Magna. Abbiamo del tennis. Ma comunque c'è della cura, eh. Guarda che roba. Per lo slow motion, bravi. Ah! Cosa succede? Mannaggia, guarda. Il magma. No, io ho capito già cosa sta per succedere. Eccolo. Si brucia la pallina. Guarda, guarda. Che lui è andato. Sì. La racchetta. Beh, certo. No, non mi dica che c'ha un buco in petto adesso, eh. Non mi dica che c'ha un buco in petto. Cos'è? Princess Mononoke. Mannaggia. Finita così. Ragazzi, non è proprio fisicamente possibile che una pallina raggiunga una tale temperatura restando pallina bella. E quindi poi ti possa bucare il petto. Scrittura di Nino Santucci, ora voglio vedere cosa mi dici in scrittura. Beh, ma no, allora, sono stati bravi, no. I sceneggiatori hanno scritto una pallina, hanno scritto una minchiata gli sceneggiatori, perché non è possibile. Lui ha colpito, però lui ha colpito, ma non come, so come. Come ha colpito? Come ha colpito? Gelato, stava così. La racchetta qua davanti al petto. Mi sento di dire 9 scrittura, che è una minchiata. Io non capisco che questo accanimento sul fisicamente impossibile, quando abbiamo visto delle cose in questi anni di, cioè, non gli tocca la termodinamica a Santucci. Esatto. Che sbrocca. La scrittura è 7. Sì, vabbè, è ben pesato. Vabbè, però... No, sai perché? Vabbè, questo è un disaster movie. Sì. Succedono cose assurde, c'è la lava, c'è la pallina, c'è il buco in petto. Posso dire che sono un po' d'accordo con Santucci, però, cioè, stai facendo un mondo apocalittico. Dai, in cui su. C'è una crepa con la lava, ma buca gli il petto con la lava del pavimento. La pallina poi è pochissimo tempo che sta sulle fiamme. Quindi 8. Solo. 8. Vabbè. Look visivo anche. Slow motion bello. Bello slow motion, bravi. Bravi. Hanno premuto il tasto bene dello slow motion. Slow motion bene. Comunque non è facile. Avevano un plugin che si chiamava Good Slow-mo. No, Best. Ah, Best. Best Slow-mo. Il magma si vedeva che era di Miami, sì, eh. Era proprio Miami magma. È un tipo di magma particolare. Pure qui siamo su un 8, non quanto la scrittura secondo me, ma 8. Che dire? Niente. 8 e mezzo. Posso dire una cosa? Era pure sovraesposta. Cioè, ok che hai premuto bene il tasto dello slow motion, però almeno esporre giusto. Non è che ce l'ho, premi la rotellina. Sempre 8, sempre 8. 8. Ultima categoria, recitazione. Qui non esagero, perché effettivamente... Bravo. Io non ho capito perché lui si è sporto in questo modo quando... Avete visto l'ultima scena? Lui sta andando a fare una volée a rete, te lo dico ah, io. Ah, era il gesto del... Una volée a rete. Era questo? Sì. Ah, ecco perché allora la racchetta, esatto, capito, stava qua. Ma allora, zio, acquista tutto senso. Aspetta, devo compensare, recitazione 6. 6? 6. Allora, recitazione 6, finché poi la ragazza non si mette a urlare, alla fine lancia la racchetta e scappa. Cioè, neanche lo soccorre. Io non so se adesso qui si apre un cratere con la lava. Parte se di... però poi tu hai un buco in petto, almeno te io te trascino via, magari. Cioè, ma quello stava dall'altra parte della lava. Poi dai, è morto, è bucato. 8 e mezzo. Una buona recitazione. Una buona recitazione. Bravo. Quindi per me è 5. Bravissimo. Non è sufficiente, grazie. Prossima scena. Grazie. Questa scena ce la manda NordVPN. Ormai probabilmente sapete tutti che cos'è NordVPN. Sostanzialmente è un servizio che vi permette di proteggere i vostri dati, tipo quando utilizzate reti poco sicure, come quelle degli hotel, degli alberghi, degli aeroporti, state tranquilli che non vi rubano i dati. Ma soprattutto potete usarlo per vedere tutta una serie di film brutti ma pazzeschi che non sono disponibili nei cataloghi dei siti di streaming italiani. Film tipo Gangs of Wassipur, che è il mio preferito. Film indiano pazzesco. Pazzesco.
film indiano pazzesco, di cui stiamo per vedere la scena che ci ha mandato NordVPN. Wow. Prima di vederla però, in descrizione trovate un link. Se ci cliccate ed utilizzate il codice sconto SLEEPDOGS, potrete avere NordVPN per 2 anni più un mese gratis con uno sconto pazzesco. Quindi grazie a NordVPN, ma adesso vediamo la scena. Voglio vederla. È Gomorra. Sì, è Gangs of Girardelli. Ah, guarda che costume. Ah, torna indietro. Attenzione, l'ha affiancato con fare... Sono amici. No, oh, ah, pezzo di... No, ma delicatissima. Tra l'altro lui c'ha lo stesso maglione che c'hai te, eh. Oh, quanto gliene sta da? Oh, ma che è? Oh, ticket. Vabbè, però l'altro, ma scappa, zio. No, no, lui vuole menare, non c'è niente da fare, perché lui è il baffone, i baffoni sono violenti. Okay. Lo chiamava una zanzara lui, è proprio... Fa ticket. Quell'altro invece sa come lo chiamavano? Il coglione. No, la groviera. Vabbè, l'amico. Vabbè, oh... Tra l'altro è sempre ispirato a Lavinio Stazione, questa. No. Sì, poi direi cose così grevi no, dai. Ah, però ce la fa scappare. Certo. Dopo 12 coltellate. Ma non mi di, non mi di. Vabbè. L'hai messo sul bello. Serio? E mo non è finita. È il macellaio. Eccolo lì. Ecco la zanzara. Vabbè. Ho capito, ma... Credo sia morto. Madonna, santa, cosa è girata sta cosa? A me piace. Cruento. Mi è piaciuta sta scena. Scrittura. Ah, poteva essere Gomorra? Potenzialmente la stessa sceneggiatura, sì, girata a Napoli. È io, Gomorra. La stessa scena in Gomorra, per me, io ci avevo creduto. Togli il Kerry, metti il babà. Esatto, là. Abbiamo fatto. Lo sai con le film? E qua 3,5, dai, non è così brutto, su. A me una cosa mi ha innervosito, è quello che 530 coltellate e manco Cesare ai tempi delle Iti di marzo e poi comincia a correre, ma corre forte, col sangue che praticamente gli fa proprio da tappeto. Poi lo investono, quello scende e lo riaccoltella, cioè ti sei accanito. Ah sì, ma nel dubbio, quanti film finiscono col cattivo, bravo, che poi fa con la mano così, vabbè, bravo. Poco credibile per le coltellate, io dico 7. È un buon prodotto, posso dire. A me anche la cosa che lui si gira, coltella, cioè, la zanzara, no, fa ticket, per me 3. Un'ottima scrittura. Tu se vedi un film indiano può essere pure mia nonna che prende a palate una talpa, 2. Look visivo, un po' questo stile documentario della macchina a mano che segue questa persona. Vabbè, tu oggi dici cose a caso. È vero però. La forza del numero può diventare schiacciante. Quindi 7. Look visivo secondo me è mediocre, cioè non è 10, sì, non è 2, secondo me sta sul 5. Però i baffi di tutti bellissimi, look visivo quindi 4. Posso dire che mi hanno un po' deluso a sta botta? Ah, addirittura. È perché io dall'India mi aspetto quella marcia in più. Io adesso do 6 perché è sufficiente come bruttezza, ma non mi ha sparato da nessuna parte questa. Cioè 6. Allora, recitazione. L'infilzatore compulsivo c'aveva la faccia giusta, pelato, il zanzara. E detto anche il zanzara. L'altro invece è il groviera. Bravo. Ok. E l'amico? Secondo me il terzo si chiamava Tendina, perché è quello che arriva, va sempre a giro con sta tendina che c'è in mano. Pem! Oh, è arrivato Tendina e tu devi sempre stare attento e quello ti butta la tendina in faccia, capito? 6,5, io mi fermo a un 6,5 perché pure qui non è bruttissimissimo, dai. Voglio penalizzarli, ecco, perché non ho percepito il baffone. Tu mi devi, se sei indiano, mi ci devi mettere la forza e la potenza del baffone che abbiamo sempre avuto qui a Scene Brutte. Sì, qui mancava 7,5 per mancanza di baffonaggine. Ah, io qui voglio rovinarmi. Io qui do 8,5. Ma perché? Perché loro sanno fare molto di meglio. La cultura indiana può arrivare molto più su nel brutto. E questi invece pareva che stavano a fare un po' così, capito? Va, recita, dagli una cortellata, dagli un'altra. Però scusa, dagli un'altra 15. Se poteva andare più su nel brutto e tu dai un voto alto, vuol dire che poi nei voti alti dai voti bassi. Hai capito come funziona? Ancora non hai capito come funziona questo format, ragazzi, dopo 10.000 puntate? Se è brutto, il voto è alto. Hello darkness, my old friend. Allora do 1. Uno. Perché sono infastidito da me stesso, che non ho ancora capito. Uno. Che mi sia di lezione. Non so cosa stai dicendo. Ragazzi, sono confuso, scusate. Buona idea. Prossima scena. Finalmente è arrivato il momento in cui in questo format ci arriva la vera scena brutta del vero film più brutto in assoluto. Grazie quindi a Mirko Taurino che ci manda una scena da
Alex l'Ariete. Questo film, non so, tu lo sai, è andato al cinema. Cioè, quindi sì, è stato visto al cinema. Qualcuno ha pagato un biglietto a vedere questo film. È stato definito lo slalom cinematografico di Alberto Tomba. Cioè, praticamente lui ha costantemente evitato la capacità. Ah, ma tu sei una donna allora. Dove scappi? No, ma tu sei una donna. Scappare? Lasciami, levami, levami. Rilassati. Io non riesco a parlare. Chi è? Chi è quello là? Tutto ridottato. Magna il muro. Ma sei tutta pazza tu? Stai calma. Ma lui non muove la bocca. La senti questa? È una pistola. Meno male. Ma sono in un limbo bianco. Questa spara. Questa spara. Ah, ecco, sono io che ho sbagliato. E lui si gratta, Hai dato una pedata. Guarda, ho fatto il pisello. Sì. Hai davvero un cuore. Perché è tutta un'allegoria sta scena della pistola, capito? È una donna. Sì, sono io. E sono una donna. Ma... Ma di chi cazzo sei? Sono il carabiniere che ti deve accompagnare. Senti. Chi sono? Voltati. Dimostrami che sei un carabiniere. Sì, la pistola, le manette, certo. I documenti. Fino a quasi ero così freddi. Come un carabiniere. Fantaleva, che razza di nome è? Io non ho parole. Aspetta. Ah, scusa. E vuol dire? Vuol dire vattene. Non ti volevo. Sì. Ecco, adesso mi ricordo. Prima categoria, scrittura, vai Rosa Santucci. Cioè, almeno per quanto mi riguarda, in scrittura non andrò oltre il 7. Per me scrittura è 7. 7? Tu, perché tu sei fan di Alberto Tomba. No. Cioè, no. Te, te lo vedi ogni mattina. No, lo vedevo. Guarda, lo cerchi. Per me è la scrittura è imbarazzante, a dei livelli allucinanti. Da questa è una pistola, questa spara. Questa spara. Ma poi questa cosa sul focalizzarsi che lei è una donna o meno, questo è un tema fondamentale di questa scena. Ah, ma quindi sei una donna? Sì, sono una donna. Ma sei una donna? Sì, sono una donna. Ma tu sei una donna allora? Sei una donna? Sì, sono una donna. 9. No. 9. Io sono senza parole. Non riesco a creare dei pensieri che non siano insulti. La scrittura è la cosa meno peggio, secondo me. Ma sì. Cioè... alcune... Secondo voi c'è scritto lui sta ravanando il c***o mentre... No, beh, secondo me lui, là c'è scritto comunque lui si tocca i genitali in quanto ha ricevuto una botta. Mi hai dato una pedata nelle zone delicate, eh? Perché è una conseguenza certo, del perché lui fa... Ma c'è dato una botta sul genitale. Una lingua strana questa che parla. Alberto Tomba è di Napoli. Vabbè, tu no però, evidentemente. 9 è troppo, 8 è giusto. Look visivo, ma la regia non era malvagia, forse la fotografia faceva un po' schifo. Apri tutto qui, cioè. Sì, la fotografia, ecco, anche i muri hanno aperto. Sì, hanno aperto proprio. Ma va bene questo bianco, più bianco. L'hanno ridipinto. Sì. Ma 7,5. Ma perché poi, scusami una questione, questa cosa di ridoppiarsi, che cos'è? È regia? Una scelta. Beh, è regia, sì. Cioè, là fa schifo. Vuol dire vattene. C'è quella scena di lei che si vede che il labiale e lei si ridoppia. Ma potevi rifà. Ma è un omaggio. È un omaggio, è un omaggio al a sto estero. 8,5. Beh, vabbè. 8,5. Sei prevenuto. Sai dove però la fotografia è pessima ma non illegale? Non è un faretto puntato in faccia. Secondo me c'è qualcosa che non stiamo capendo. Culo. Tu sei amico di Damiano Damiani, il regista. È 8 pure questo. Ci sta. Ma adesso arriviamo al vero punto di tutto il film, che è la recitazione. Qui non si può fare finta che non ci sia della bruttura. Non me la sento di dare 10. Sbagliando. Però do 10. Bravo. Facendo giusto. Facendo giusto 10. Molto gentile. La prima scena che hai girato, in cui c'era Alberto Tomba, tu gli dicevi, ragazzi, ci abbiamo provato. Come fai? Grazie mille, chiudevi tutto. Scusa. No, chiudi tutto. 10 e lode. Ehi. 10 e lode? Dai, 10 e lode a questo. Mi hai dato una pedata nelle zone delicate, eh? Abbiamo visto di meglio. Ma io voglio ricordarti scene di persone che sparano e poi urlano dietro i divani. No. Potevano fare peggio? No. Sì, no, sì, forse sì, no, ma no. Di poco. Di conseguenza mi viene da dire non 10 e lode, ma 10. Vedi, bravo. Allora faccio i conti. Fai i conti. Mi hai dato una pedata nelle zone delicate, eh? Molto gentile. Hai davvero un cuore d'oro, sai? Allora ho fatto i conti e vince questa terza puntata del 2021 di Scene Brutte.
Alex L'Ariete, quindi grazie a Mirko Taurino, ma soprattutto raggiunge la prima posizione, 78 punti, è giusto? Giustissimo, è giustissimo. È giusto, 78 punti, prima posizione. Quindi Mirko Taurino, hai vinto questa puntata di Scene Brutte, cosa vince? Un Ariete. Un Alex. Ma secondo una rete, un... una rete. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate quale secondo voi deve essere la classifica e i voti. E adesso noi ce ne andremo come Alberto Tomba. Io vi mostro e voi mi educate, mi seguite. Io penso che non sia necessario. Ovviamente. Ah. allora completo, sci va via. Ci va, Schoschfeld. Vado su, sullo sci. Metti lo sci a valle. La piadina. Sono fatto male una palla. Sei stressato. Sì, proprio così. Vedi questa? È una pistola. Questa spara. Ah, ecco, sono io che ho sbagliato. Sei matto. Mi hai dato una pedata nelle zone delicate, eh?